Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, fast fishing, ma non solo. In questo video ci sarà anche un po' di teoria del fast fishing e vedrete un po' come inizia una pescata a fast fishing. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Lunedì un video molto molto particolare, preparatevi, mi raccomando, vi aspetto in tanti. E quindi direi via con la sigla. Prima si sono a carpe, dopo tanto tempo facciamo la partire adesso. Ok. Vediamo, è da un bel po' che non vengo su questo spot. Prepariamo la canna. Voglio provare anche delle schiene nuove appena prese. Sarà quasi un anno che non vengo qua. L'acqua è abbastanza profonda e in questa poca luce non si riescono a vedere i pesci. Speriamo che ce ne siano. Poi c'è anche quest'onda creata da questo tubo qua che mi toglie ancora più visibilità. Ok. Ok. Andiamo a montare su una testina. Allora, questa qui da 1,8. Modo Palomar. No. Come si è fermato? Perfetto, togliamo l'eccedenza. E via. Gommina. Mettiamo su qualcosa di nuovo. Qua. No. Scherzone. Questo. Qui. Vediamo un po'. Siamo su un colore naturale. Una presentazione carina. Vediamo un po'. Eccolo qua. Buono. Oggi sono venuto veramente leggero. Ho uno zaino leggerissimo e poche gomme. Vediamo cosa riuscirò a fare. Allora. Guardate qua. Piccolo gamberetto. Inneschiamolo. Così dovrebbe andare bene. Guardate qui nella presentazione. Gli occhiali meglio me li tolgo perché così vedo un po' meglio. Vedo che c'è poca luce. E testiamo sempre la frizione. Vedo proprio una ondata. Così andiamo a settarla perfetta adesso. Allora, qua tecnicamente ci dovrebbero essere i pesci sul riflusso dell'acqua, teoricamente è sotto il tubo, quindi vediamo un po', ma anche qualche sgarbo la si dovrebbe essere. Non solo carpe. Qua sotto vedo qualcosa o sbaglio?
È l'ombra di una carpa quella. Non si riesce a vedere abbastanza bene. Ok, vediamo un po'. Ah sì, è una carpa quella. Che sta grufolando. E qua se ne vede un'altra. Ho visto un'altra ombra qua vicino. Vediamo un po'. Vedo un sacco di ombre. Però faccio fatica a vederle. Per sbaglio. Vediamo un attimo. Okay. Ho lanciato troppo vicino forse. Volevo mangiarlo. Vai. No, l'hai perso. Fai fregare un gamberetto, ce l'hai in bocca, ce l'hai in bocca. Ce l'ho. Eccola qua. Dai. Ce l'ho, ho mangiato il gamberetto. Questa carpettina. Dai, canna sul piega. Questa carpa è molto vivace. Piccolina ma vivace. Dai. No. Piano. Guarda, sto forzando tantissimo. Ok. Buono, in the net. Ok, guardate che uxet, se l'ha portata in bocca, era là che se la mangiucchiava. Ok, liberiamola, fatto ossigenare, guardate, già pronta a partire.
ce l'ho, un bel pesce. Qui è un bel pesce, sì. Questo non me l'aspettavo. Un bel cavedano molto probabilmente. Guardate, piega la canna per bene. Non me l'aspettavo, non vedevo un movimento qua intorno. Bel chub. Ero venuto per carpi, infatti sto pescando una testina da 1,8, piccolo terrestrial. E guardate che bel chub. Bello cattivito, è ancora più forzato dall'acqua ossigenata dalla corrente. Vediamolo un po'. Un bel chub. Sta facendo piegare questa canna. Via. Niente di eccezionale, però un bel chub. Anche bello ciccione, vorrei pesarlo, vorrei sapere quanto pesa. Quindi. Via. Ok. Vediamo. 20. 40. È un 50 questo, ragazzi. Questo è un 50. Non ho neanche il metro dietro. Adesso voglio vedere un attimo il peso. Sono curioso. Provate a indovinare il peso. Vediamo chi si avvicina di più, dai. Faccio un altro contest. Vediamo chi si avvicina di più al peso. Liberiamolo. Veloci come il vento. Ok. Un bel ciccione, pesa. Chi se lo aspettava con una testina da 1,8 di ricevere un bel attacco così? Soprattutto con questa esca qua. Siluro. Raga, siluro. Ah no, carpa. Cazzo, sembrava un siluro. Vi giuro che sembrava un siluro. Aveva fatto una bollatina. Dopo sono stata girata d'acqua come un siluro che si gira. E c'è la carpetta, non ci credo. Che ha mangiato. Chi dice che non si può prendere? Chi dice che le carpe si prendono solo a vista? Ah, Dio. Ok, carpettina. Ok, sulla manta è anche caldissima. L'acqua deve essere veramente calda. Eccola qua. Vuole portare via il codino. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, fast fishing, ma non solo. In questo video vedremo un po' di... no. In questo video ci sarà anche un po' di teoria del fast fishing e vedrete un po' come applico... no. E vedete un po' come... e vedete un po' come imposto la... no. E vedrete un po' come inizio una pescata a fast fishing. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Lunedì un video molto molto particolare, preparatevi, mi raccomando, vi aspetto in tanti. Quindi direi via con la sigla.